19 settembre 1985. Muore nella notte a Siena lo scrittore Italo Calvino. Partecipa alla guerra partigiana narrando tale esperienza ne Il sentiero dei nidi di ragno. Politicamente impegnato nel Partito Comunista Italiano, se ne dissocia dopo i fatti d'Ungheria. Fra i suoi capolavori la trilogia degli antenati, Le città invisibili, Lezioni americane. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abbiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio.